San Gregorio di Nazianzo lo chiama il nostro farmaco di immortalità. Quando adesso andremo a vivere questo sacrificio del suo donarsi attraverso il suo corpo e del suo sangue, noi mangiamo questo farmaco per la nostra immortalità. Perché la parola immortalità, carissimi fratelli? Perché la parola di Dio, la parola del Padre, ci ricorda che noi un tempo eravamo immortali. Eravamo come Dio ed eravamo presso Dio. A cosa i santi, San Pio, San Francesco e il Santo Angelo d'Acri hanno rivolto il loro cuore e la loro mente verso quella Gerusalemme celeste, verso quella casa da dove di là si è nati? Noi nasciamo dal cielo e se moriamo attraverso l'esperienza, mi auguro che tutti possiamo fare, chiamandola sorella morte, è per ritornare al cielo. Ecco il desiderio, credo che in ciascuno di noi ci debba essere questa voglia di incontrare il Signore, non di dire: Signore, dammi una lunga vita perché io possa vivere a lungo, dammi la salute. Signore, ogni giorno donami la tua misericordia, la santità che mi appartiene da sempre, dice Matteo nel suo Vangelo. Prima che il mondo fosse creato, noi eravamo con Dio, eravamo presso Dio.